Bella a tutti, signori miei, ben ritrovati sul canale. Come promesso, vi porto questo post-commentary della partita che ho fatto qualche giorno fa e che era andata piuttosto bene. Doveva far parte della serie Un amore di rateo, però purtroppo per il discorso che il mio microfono era fottuto, non c'era il commento in live, quindi ve lo aggiungo adesso e amen. Vi porto la partita ugualmente perché forse è la miglior partita che ho fatto fino ad oggi. Buongiorno a Oddio, tutti. sempre con la K, però qui Monitoraggio ancora avevo autorizzato. degli Uomo altri sereno. perk, non mi ricordo sinceramente. La mappa è quella dello tsunami, fortunatamente non si vedrà lo tsunami perché penso che sia una delle cose più dimenticabili di questo nuovo COD. Nuovo COD, signori, che sinceramente, oltre a piacermi e divertirmi, quindi fanculo agli Aether. Mi sta prendendo molto anche per quanto riguarda la campagna. Io era da un pezzo che non mi divertivo così con la campagna di COD. Sinceramente, penso dal primo Black Ops. Sì, perché l'ultima campagna che mi è piaciuta veramente tanto è stata quella di Black Ops 1. Molto bella secondo me. E le altre insomma erano sempre un po'. Vabbè, quella di Ghost, che ve lo dico a fare, boh, veramente Ghost, io non so come fare per cercare di darvi una mano. Quel gioco lì è insalvabile. Bello, lo giocate bene qua. Comunque sì, la campagna invece di questa Advanced Warfare mi sta piacendo molto. E poi, cioè ragazzi, ci sono i visi, io vi giuro, se vi può interessare, magari chi non l'ha giocata, chi non ha intenzione di prendere il gioco, quindi non farà un gameplay della campagna in singolo. Se volete, magari io vi posso fare una missioncina o portarvi qualche filmato da farvi vedere, perché veramente ci sono le espressioni, i visi più belli che abbia mai visto. È una cosa. Sono fatti da Dio, proprio secondo me sono migliori anche di quelli di Crysis, di Eleanor. Sono fatti da Dio, fatti veramente bene. Qua intanto usando secondo me era il periodo, era quando avevo sbloccato il silenziatore. C'è poco da fare, il silenziatore sì, non fai un cazzo di danni, perché veramente la gente muore. Guarda che roba, ci vuole una bella raffica precisa e i colpi vadano tutti a segno, altrimenti è un problema. Qua intanto abbiamo il torrettone, proprio una giocata epica. Attenzione, signori, siamo in feed straordinaria. Adesso rubiamo un bal. E comunque sono molto contento della campagna. Non l'ho ancora finito, sono nelle fasi finali, secondo me. Però, cavolo, mi sto divertendo un casino. Mi sto divertendo un casino, mi sta piacendo. Bene, ci sono delle fasi addirittura hanno implementato. Non è il solito sparone, hanno implementato, oltre ai veicoli, che è un po' un classico nella serie Call of Duty, che fino adesso sono fasi piuttosto dimenticabili, dico la verità, ma non è niente di che. Ciao. Guarda qua, ecco. Ok, mamma mia. Cioè, se non lo uccidevo lì, veramente devo farmi castrare. I veicoli non sono granché, però ci sono delle fasi invece stealth. Sono divertenti, semplici, perché non è uno Splinter Cell, non è un Metal Gear Solid, ma fasi semplici ma efficaci. Divertenti. Boh, a posto. Tiaro. E quindi mi diverto, mi piace molto. Fatemi sapere se l'avete giocata, chi l'ha fatta, cosa ne pensa, perché secondo me è una delle più divertenti che ho fatto. Sì, mi è piaciuta molto. So che devono sbloccare anche la modalità zombie, non so se l'hanno già sbloccata o se è a pagamento, non ho capito. Sinceramente, mi piacerebbe provarla, perché magari quella lì è. Anche farci qualche video non sarebbe male. Devo ancora provare la sopravvivenza exo. Ecco, è morto malissimo, veramente. Però la proverò sicuramente. E niente, signori, io. Tanto qua. C'avevo ancora la mimetica ottica da Predator, ma. L'ho abbandonata non appena ho sbloccato il ping, il potere della connessione.
che se si ha un po' di fortuna almeno ti può dare un minimo di indicazione dove possono arrivare i nemici. Intanto qua non ho fatto in tempo a leggere, no, non ho fatto in tempo a leggere, comunque siamo secondi per adesso. Qua tu, guarda questo! Eh sì, dai, quello lì secondo me aveva la connessione di merda perché ha dato il pugno che io gli ero già, mi ero teletrapportato alla Goku 20 km. Qua sono stato molto reattivo con quella granata. Mi piaccio quando faccio quelle cose lì. Mamma mia. Colpo la testa al volo. Vabbè. Mentre atterrava. Mi sono piaciuto con quella granata lì. Sì, e anche farsi ammazzare una granata. Vabbè che ero già ferito, però, cavolo, in questo gioco sembrano petardi. Che vi devo dire? Sì, l'ho tolta la mimetica perché cioè, già giocare alla ninja con silenziatore, mira rapida. Bellissima, bellissima questa. Poi anche avere la mimetica, no, basta. Basta, basta. Pic, un colpetto perché era scarico. Bella così. Qua dove sparo non lo so neanch'io. Ecco, preparatevi perché adesso c'è una cosa fantastica. Penso lo scontro peggiore, più lungo e peggiore della storia di COD. Guarda, guarda! 2 ore, cioè l'ho visto dall'altra parte della mappa, l'ho inseguito, gli ho sparato di ogni, senza prenderlo mai, lì è colpa mia, cioè non è colpa né del gioco né della connessione, lì è stata colpa mia, della mia mira di merda. 15 ore ci siamo sparati, abbiamo fatto cose, poi boh, si è risolto nel peggiore dei modi. Penso che sia una delle cose più brutte da vedere in un gameplay di Call of Duty, la storia. Comunque, è bello anche. Guardate quello. Ecco, questa è la seconda cosa più patetica invece. Il tipo là in fondo che si fa ammazzare da uno con senza mirino e con il silenziatore dall'altra parte della mappa. Bello. Complimenti, secondo me. Insomma, giocava per divertirsi in compagnia. Ecco, ragazzi, mi dite per favore che arma è questa, che la vorrei provare. Quell'arma qua, scrivetemelo nei commenti, perché io non l'ho ancora. Non l'ho ancora capita. Non ho fatto in tempo a vedere il nome. Adesso mi riguarderò il video, magari. Perché. Cavolo, l'ha shottato quello lì. Forse ero già ferito, non so. Sì, comunque quello là in fondo dicevo. Ecco, quello è il suo cugino, però. Ci è andata male. Forse è sempre lui, tra l'altro. Secondo me sta giocando, ma una mano e basta. Oppure non ha i pollici, non so. Mancava il pollice a sinistra, poverino. L'ultimo dell'anno, mi è partito con i petardi, ma parliamo di cose migliori, va. E che ho notato che è un gioco complesso, è un gioco dove la gente fa sclerare, però è un gioco che allenandosi un po' e cercando di andargli incontro si può migliorare, perché io comunque sono partito a tuono. Poi mi sono inabissato e piano piano, bene o male, adesso sto riuscendo quasi sempre, non sempre, però quasi, magari se faccio 6 partite, 5 sono in positivo, quattro, diciamo 4 sono in positivo, una è buona e l'altra è negativa. Mio Dio, sono partito guardato da 2,70, 2,7, adesso non so neanche se sono a 1, povero me, povero me. Vabbè, però vabbè, l'importante è divertirsi, l'ho presa su in maniera più scialla questo coso e mi diverto, l'importante è quello. Oddio, che cosa? Questa qua è l'arma dei gangster, c'è caricatore tondo, mamma mia. Camperiamo un po', invisibili, ecco, porca puttana che massacrata. Ma non mi ricordo il risultato finale, però so che era comunque un ratio tipo su un sicuramente superiore al 2, ma anche al 2,5 secondo me. Cosa fa? Cosa fa quelli lì? Madonna, quei saltierini lì. Da dietro. Sempre da dietro. All'acqua, ragazzi, inguardabile. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, insomma. L'importante è divertirsi. Ma è più. Mi sto divertendo. Sì. Abbastanza. Abbastanza. Anche se vedo che in tanti sono ancora tutti incollati a. Ecco. Ah, vabbè.
morto malissimo proprio. Tutti sono in... Guardalo, è sempre lui! È sempre lui! Lui si pianta in un punto, fermo, in piedi, neanche si inginocchia o si sdraia, in piedi. In piedi che lo vedi da... Boh. Fa interferenza fin con il satellite di Sky. Tanto che è visibile. Comunque, dicevo che in tanti sono ancora molto presi da Destiny. Tipo nella mia lista amici, io quando accendo tutti su Destiny ancora. Oh, fan bene, perché se, ragazzi, se vi divertite, che vi piace, sono contento per voi. Io, ripeto, ci giocavo abbastanza. Ci giocavo anche bene, sicuramente meglio che questo Call of Duty, ma poi per i motivi che sapete benissimo ho deciso di abbandonarlo, anche per guardare un po' avanti. Attenzione, la vittoria! Ma fantastico! Risultato? Che non mi ricordavo. Però questa chicca aerea. Ah, mi ha sparato 8.000 colpi va a terra. Un 29-11, signori. Quindi siamo quasi al 2.7. Quasi. Benissimo. Vi porto volentieri questa partita per farvi vedere che non sono un nabbo totale. O magari ho avuto anche solo culo. Che cavolo ne so. Vedremo nella prossima puntata di Un amore di ratto, dove cercheremo di battere in live il record. Ciao!